Benvenuto nel mio canale di cucina. Oggi preparerò una ricetta velocissima e appetitosa. Un polpettone con petto di pollo, buonissimo. Vediamo gli ingredienti. Un petto di pollo, 3 carote, 2 spicchi d'aglio, un mazzetto di prezzemolo, erba cipollina, 4 fette di pan carré, sale rosa, pepe nero, un uovo, 2 cucchiai di parmigiano, mezzo bicchiere di latte. Mettete tutti gli ingredienti nel mixer e frullate il tutto fino ad ottenere un impasto abbastanza solido e non tanto molliccio. Ecco come dovrà essere composto dopo aver frullato tutti gli ingredienti. Prendete la carta da forno e cospargetela con del pan grattato, dopodiché versate sopra il composto. Arrotolate, dando forma al polpettone, cospargendo di tanto in tanto di pan grattato. Dopo aver dato forma al polpettone, aggiungete 3 fiocchi di burro, richiudete a caramella e legate le estremità con dello spago. Disponete il polpettone in una pirofila e copritelo con metà acqua. A livello tenetelo a metà polpettone. Cuocete a forno caldo statico a 180 gradi per 60 minuti. Questa cottura a bagnomaria al forno è veramente eccezionale. Mangerete un polpettone buonissimo e succulento. Non sarà asciutto, sarà morbidissimo, sarà veramente buono. Provate la mia ricetta e ditemi cosa ne pensate. Se vi è piaciuta mettete un like e iscrivetevi al mio canale di cucina. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.